Bella a tutti, eccoci qui in live con Final Fantasy IX dopo qualche giorno che sono dovuto stare off, ma non, stavolta non per pause che mi sono voluto prendere, ma per problemi di connessione, un macello è successo. Infatti stamattina mi hanno ristabilito la connessione nuovamente e sono potuto tornare in live eccezionalmente oggi pomeriggio. E stasera vi informo che ci sarà un'altra live, sempre dalle 22, 22:30 in poi. Vediamo, non so se portare Final Fantasy 9 oppure se riesco insieme all'altro streamer che mi accompagna solitamente in domenica, il mitico Brian, che vi invito anche ad andare a sostenere nel suo canale. Si chiama Brian991, basta che lo cercate. E porteremo probabilmente Darksider, anche se non è una cosa tanto, tanto certa. Io devo cambiare il titolo però della live, quello me lo sono scordato. E niente, ora che ho fatto questo, possiamo anche benissimo andare avanti. Anzi. Facciamo anche. Io dirò più che altro per ricordarmi come chiamare. Come chiamare su YouTube i filmati? Però sto prendendo questa abitudine di sistemarli un po' meglio, per cui facciamo così. Forse mi conveniva fare, vabbè, ma vediamo. Allora, dobbiamo fare il torneo di carte prima di tutto, la finale. Non credo di vincerla, però vabbè. Granduca è qui. Lo so, ma con questo buripasso è dura. Un campione non dovrebbe mai mostrarsi insicuro. Su, iscriviamoci. Wow, il campione è arrivato. Io sono Erin della Marinaretta, il campione in carica. Sono pronto per affrontare la sfida, la finale. Scusate. Scusate per l'attesa, prego, prego, entrate. Allora io vado, ma. Uno scaraburi, che schifo! Possa via, vattene. Scusate, ma questo scaraburi è la mia. Cosa? Il campione ha uno scaraburi come mascotte. Scusatelo, è un ragazzino. Niente, niente. E quando è che sarei diventato la tua buri mascotte? Lo so, ma così riusciamo a ingannare la giuria e a farvi partecipare alla finale. Tutte buri scusi le tue, sono io il buri campione. Buri buri di qua e buri buri di là. Ah, ecco, infatti avevo sentito dire che il campione manovra soltanto le carte dello scaraburi. Il suo soprannome è Erin il buri maestro. Dicevo, non credo di riuscire a batterla, però. Boh. Hai visto mai, magari un colpo di fortuna. Forte. Mettiamo questa pure. No, ho sbagliato, cazzo. Merda. Mi ha fregato, hai visto? Vabbè. Non fa nulla. Non sapevo che il campione fosse il pilota dell'idrovolante di Lidbloom. Piacere, io sono Erin. Che cosa buri dici? Il buri campione sono io. Ma guarda chi si vede, il Granduca Cid ancora scarabburi.
Sempre il solito Buri maleducato. Ci fai qui? Volevo partecipare al Buri torneo, poi c'era un'altra cosa che volevo Buri provare. Provare? Sì, volevamo provare a guidare il prototipo di Hilda Garden 2. L'idrovolante che vola senza nebbia. Buri esatto, non è ancora veloce, ma siamo Buri riusciti intanto ad arrivare fin qua. Come mai l'avete voluto provare proprio adesso? La pace sembra tornata nel mondo, ma temo che non Buri durerà a lungo. Non ti preoccupare, ci penserà Regina Garnet a mantenerlo. Siamo nei guai, aiuto! Ehi, Eiko, che c'è? Qua in vista il Muguro di Torone ha detto che. Chi l'ha Buri detto? Alexandria, Alexandria! La felicità di domani dorme per dimenticare l'infelicità di ieri. Spero di fare sogni d'oro e dimenticare la triste realtà. È una notte tranquilla come tutte le altre. Alexandria ha festeggiato l'ascesa al trono della nuova regina e ora stanca e riposo. Una sbronza e un'allegra serata cancelleranno forse il duro passato e daranno il benvenuto al roseo futuro. La festa non è ancora finita, o meglio, sta per cominciare. Che si aprano le danze delle fiamme infernali e che brucino Alexandria. Vieni, Bahamut, vieni a cantare il requiem della tua vecchia padrona. Presto di qua! Ho paura! Maestà! È Bahamut, vero? Beatrix, convocate immediatamente tutti. Mi sono già preso la libertà di farlo. Aspettano solo i vostri ordini, maestà. Battaglione, adunata! Alexandria è in pericolo. Riporteremo l'ordine nel regno di men che non si dica. Attenti! Allora, in realtà se qua le combinazioni le faccio giuste mi dovrebbe dare una cosa speciale, però io non me lo ricordo completamente. La maestà, il battaglione è pronto per entrare in azione. Attendiamo i vostri ordini. Raccogliete informazioni. Guarda, noi ce lo becchiamo invece sto coso. Allora. Allora.
Per informazione è la nostra specialità. Qui al borgo. Le nostre tasche. Ok, grazie alle guide questo è fatto. Avanti. Scusa un attimo. Ok, eccellente maestà. Spilla d'angelo. Beatrice, è il nostro turno. Ho dato gli ordini a tutti. Io però cosa devo fare? Oh, madre mia, datemi la forza. Il quadro è sempre stato brutto, ma non mi è mai piaciuto. Siete pronta, Beatrix? Pronta e disposta a tutto, fosse anche la mia ultima battaglia. Così mi piacete, Beatrix, combattente e aggressiva. E allora? Combattente e aggressiva, è tu che ti devi immediatamente prendere qualcosa. Maledetto, devi ancora imparare il mondo qua. Gente, è passata paura. Ehi là, Joe, parliamo del fatto che i quadri sono inutili. Vabbè, perché inutili? Dai, non è che sono inutili. Quello là però è proprio brutto, quello della regina. Non mi è mai piaciuto, non so come mai. Non ti buggare, guarda perché ti uccido. Il wolf! Un'oca stupefatta e sotto effetto di ocaina. Va bene. Tutto bene, Gio, tutto bene. Tu invece? Che si dice? Però io volevo vedere. Non mi ricordo se c'erano oggetti qua, ma non mi pare. Devo stare attento perché io qua una volta per cercare oggetti mi sono buggato. Meno male, l'importante è che non ci si lamenta. Come sta procedendo la live di Matt? Tentatore di diavolo, il nemico è vicino a Beatrix. Buongiorno Wolf, come andiamo tu invece? Che si dice? Quella dell'ocaina però non mi è piaciuta. Ah, meno male, meno male. Più tardi, appena stacco io, lo raidiamo invece. Benissimo. Io ancora aspetto che tu mi regali la sub da Matt. Un giorno lo faremo. Ho caldo. Ah, quello pure io ho caldo. Tanto, tanto, tanto.
Regali 100 di chi vuoi parte ora? Lo so, però dovrei avere i soldi per regalarne 100. Ora come ora lo può fare soltanto Ekei. E io non posso. Ovviamente uno a me, poi no, a 99 così a cazzo. Vabbè, ma è ovvio che eri incluso in quei 100. Anzi, uno a me, uno a te e un altro 98 a caso. Non ti buggare. Creature degli inferi, questi due cavalieri vi esorcizzeranno. Parolone. Qua non so se avranno i ticket. Non sto facendo giveaway io. Però subatevi lo stesso. Giusto. Merda, merda, merda. Ok, pensavo che me lo uccideva, invece no. E comunque non è valido spammare cose di altri canali nel mio canale. Che vergogna. Io spammo le cose del tuo canale sugli altri canali, non mi risulta. Senti. Senti, senti. Ora imposterò un bot che elimini i tuoi messaggi, Gio. Così è buffo. Bella. Va bene, come vuoi. Tanto. Allura. Qua non c'è niente. Non c'è una mazza. Procediamo. Peste immonda, è giunta la tua ora. Io imposterò un bot che ti segnala in automatico 24 ore, 7 giorni su 7. Minchia, non posso più streamare praticamente. No, porca di quella troia. Ah, che palle. C'è la Raids, su. Sto leggendo il manga di One Piece in una cosa che inizia con S in mezzo a H e finisce con N. Scan? Scanner deve essere. Puttana di Ana, perché mi ammazza sempre? Pensa te. Perché non si dice? Cioè, guarda che c'è una mossa addirittura di... c'è una tecnica più che una mossa.
di coso di Final Fantasy 9 che si chiama Scan. Non è che non si dice, cioè, boh. Ammazzeremo sto coso o rimarrò qua? Come, in che senso non ti riguarda? Cioè, vabbè. Andiamo a perdere. È una cosa che ti deve riguardare, ok, vabbè. E fargli beccare esperienza a questo quello che devo fare. Ai. Sorriso. Sorridere per un cazzo, guarda. Oh, finalmente. Così va bene. State bene, Beatrix? Io sto bene. Piuttosto voi non siete ferito. Non temete per questo impavido cavaliere. Ne arriva un altro. Oh, non temere, è morto 2 o 3 volte. Vabbè, però. Non temiamo lui, eh. Certo. Ai ai ai. Sander sorride il mondo. Abbiamo imparato qualcosa. Sono troppi, sarebbe meglio tornare al castello. Non abbandonerò mai il campo di battaglia. Combatterò per la principessa, per Alexandria e per voi, Beatrix. Sacrificherò la mia vita per proteggervi dal male. Steiner. Coraggio, Beatrix. Allora, senti, non è colpa mia se ti hanno permabannato, scusa. E Twitch che ti deve 20.000 punti, no io. Anche quando non so come restituirteli. Quindi. E poi ognuno si prende le proprie responsabilità. E non dirmi ancora quella storia del pronostico che non lo farò mai. Ah, l'ha mancato, incredibile, mi sorprende intanto. Perché poi è riuscito a crearsi un nuovo account, Wolf. Dopo un poco Twitch gli dà l'opportunità di farti un altro account. Non è che sono una brutta persona. Beatrix, forse questa è l'ultima volta che incrocio il vostro nobile sguardo, ma. Forse è l'ultima volta che posso sincerarvi. È per questo che vorrei dirvi. No, Steiner, non dite di più. Permettetevi di dirvi solo una cosa, Beatrix. No, riservatevi queste parole per quando ci incontreremo vivi. Non sono una brutta persona, dico soltanto le cose come stanno. Ah, ma non ricordavo che c'era la trans qua a questo punto. Uno, se no mi ammazzo. Mi ammazzo. In pratica, per una banana significa che lui non potrebbe stare qua. Twitch non banna il canale, banna la persona comunque. Però sono riuscito a fare. Però è riuscito a. Infatti, però intanto è riuscito a fare un nuovo account. Com'è che te lo spieghi?
attacco. Hai solo eluso il ban. Fino a quando non fai live e non metti il tuo volto veloce, stai bene così. Sì, l'ho fatto, l'ho messo, per cui però non ti conviene allora fare live, dato che le cose stanno così, già. Visto, sei rimasto fregato. Ora un cazzo. Vabbè, non è mai detto, eh. Porca di quella troia. Perché invece di fare così non contatti il centro Twitch per ottenere uno sban? Ma dipende, penso che lo potrebbe ottenere. Tu considera che è stato segnalato un bel po' di volte da un moderatore, quindi non so in quanto potrebbe ottenerlo. È da Mario, vabbè, non so come si chiama il moderatore, però sì, da Mario, va. Lo conosciamo tutti, odio Mario. Non fare nulla, però intanto. Allora, mi avete rotto il cazzo. Cacchio. Il famosissimo Mario Bros. Quindi Super Mario ti ha bannato, può capitare. O Mario Balotelli. Hanno sbannato Cardicchio Production, che ha eluso il ban facendo un nuovo canale DJ Coccobello. Con la quale lo hanno ribannato, ma adesso è stato sbandato dall'account principale. È stato l'account di descrizione del canale Odio Mario. Quindi lui praticamente si è fatto il nuovo account, Wolf. Gli hanno bannato anche quello là e contemporaneamente gli hanno sbannato l'account principale. Cioè, che senso ha? Una musica. Da dove viene? Da sopra. Ma era fatto un altro canale ho capito, però cioè, tecnicamente non ha tanto senso come roba. Faccio che è stato ribannato. No, io intendo che non ha senso che gli hanno bannato pure questo account e poi in contemporanea gli hanno sbannato quello là principale. Li devono bannare tutti e due a sto punto. Ah, mesi dopo con quello là principale. Ma il suo forse non era un permaban allora. Io non ho mai fatto vedere la mia faccia e mi sono solo fatto sentire. Teoricamente la conosco la tua voce, ti ho sentito una volta da Mates. Era per qua. Ma è sempre stato un'elusione del bando, una grave violazione. Ah, ok. Ho sentito. Lo so, io a me non mi sfugge quasi nulla, Aggio. Mi spiace. Vabbè, dai, per Gio non ci dovrebbero essere problemi fin quando, appunto, come hai detto tu, non fa live, su. Ma io non ti ho mai visto in live da Mates, com'è possibile? Non è perché non scrivo, non ci passo mai, eh? Io sono cliente Amazon Prime, qualsiasi problema chiamo Amazon e mi faccio passare il reparto Twitch. Ah, c'è questa opportunità con Prime. La coroncina non è. Lo so che non è perché non sei un fattogenitore. Sarebbe stato figo, a quest'ora esaudivo un desiderio. Anzi, 100 miliardi di desideri, però vabbè. Che posto è questo?
Magari fosse fantagenitore. Da dove viene la musica? Cosa ci faccio qui? Madre. Gidan. No, non posso. Non posso continuare a dipendere da Gidan. Sono la regina di Alexandria. Io devo difendere il mio regno. Accidenti, comandeggia. Non ci si può far niente. L'ho costruita io. Ci sarà sicuramente un buribullone un po' lento. Un buribullone lento. Non ci schiantiamo al suolo. Così ci schiantiamo al suolo. Se i miei calcoli sono buri esatti, dovremmo riuscire ad arrivare buripelo ad Alexandria. Ma che sei pazzo? Ah, perfetto. Gidan. Mi sento male. Vivi. Va a riposarti in cabina. Vedrai, starei meglio. Infatti, va bene. Sandra, tu dici che passi il live da Mates, no? Beh, cosa che mi contraddistingue? Cos'è che ti contraddistingue dai comuni mortali? Il fatto che vieni insultato ogni 5 secondi da Mates e che ogni 5 secondi rischi un ban? Ecco, che c'è? Cos'era quella luce? A parte che c'è il VIP da lui. Ah no, c'è il mod, vero? L'ultima volta che ero entrato e che tu parlavi da lui, avevi il VIP. Quale? Daga. Che succede, Eiko? Daga cosa? Parla. Sento la voce di Daga. Che dici? Smettila. Piuttosto mettiamo in sesto questa bagnarola. Questa luce forse è quella del verdetto divino. Del verdetto divino. Dove vai? Attenta che cadi. La sciamana mi chiama. È l'ora del verdetto divino di Alexander. Perché dobbiamo andare a comprare un lama? A me basta avere il cane. Ah. Putacchia, ci vuole troppa cura per il lama. Spettacolo quest'altro filmato. Eiko, che fai qui? Ero in barca e ho sentito la tua voce, davvero? Anch'io ho sentito che eri qui accanto a me, e poi il mio corpo ha cominciato a brillare. Sì, è questa luce. Daga, è la luce del destino della sciamana. Visto che il lama ti viene difficile, una giraffa ti viene più facile, no? Sì, sicuramente, guarda. Vedo che stiamo cominciando a ingrandire l'animale. Del destino delle sciamane. Sì, questa luce ha il potere celato nei quattro gioielli ancestrali. Quando uno sciamano si illumina di questa luce vuol dire che uno spirito sacro lo sta chiamando. Daga, dobbiamo accettare il nostro destino di sciamane. Ma io non so cosa devo fare. Non preoccuparti, fa come ti dico io. Dammi la mano. Così va bene. Sì, ora concentrati e recita in silenzio. Beh, allora un elefante, no, sì, è più piccolo, giustamente è più piccolo della giraffa e del lama. Quando le tenebre alla luce si sostituiranno. Ezio Ranfara, ci sta. Tu animo onnipotente. Ascolta la voce di queste sciamane che ti chiameranno. E tu sei tu, chi è più stupido? Tu, ovviamente. Tu, ovvero inteso come Joe.
Anzi, come Astolfo 3407. Ma tu sei Astolfo, quindi io tu intendo come per Astolfo, tu. Ok, ma io intendevo tu che sei Astolfo 3407. Ho anche conosciuto come Joe 3407, Twitch nel caso lo vorresti proprio, vorresti andarlo a cercare. Dice, non si sa mai. Spettacolo stupendo. Alexandria, il leggendario spirito dell'invocazione. Quelle ali splendenti difenderanno il castello. È coraggioso. Sei più potente di Bahamut. Ti aspettavo, Alexander. Ho pensato di farti venire a prendere da una carrozza magica. Spero solo che sia di tuo gusto. Vieni, Invincible. Alexander sarà mio. Se io sono identificato come io e tu come tu, chi è più stupido? E tu hai risposto tu, e visto che sei tu più stupido. No, sei tu Joe il più stupido. Piace. Questa volta sei andato troppo lontano, Kuja. Ti ho lasciato distruggere Gaia a tuo piacimento, ma non tollero che abbia dimenticato il significato della tua esistenza. Credo sia meglio tu capisca una volta per tutte a quale potere stai facendo fronte. No, io ho capito, Joe, semplicemente non voglio stare ai tuoi stupidi giochi, direttamente. E anche tu, Gidan. Ai ai ai, Gio. Succede? Perché Invincible non arriva? Lo spirito di Alexander deve essere mio, gli farò perdere il controllo come feci con Bahamut. Allora è stato Garland. Idiota, anche lui si dirige verso Gaia. Allora ha capito quali sono i miei piani. Però perché Invincible? No, non è possibile. Papà, finisci sto gioco arrivando alla fine. E ancora ce ne vuole. Accidenti, Buri, ce la siamo vista brutta. Per un pelo ci giocavamo ritrovolante. E non solo, ci lasciavamo anche la pelle. Ma non avevamo altra scelta, potevamo pure usare solo quello. Beh, ragazzi, avremo ritrovolante a pezzi, ma siamo ad Alexandria. Infatti, Buri. Sì, ma io non ci voglio salire più. Mi dispiace. Attenzione! Dov'è Garnet? Veramente lo stiamo cercando anche noi. Allora, con permesso. Il Kay! Buona buona giornata, mi piace questa. Come andiamo, Kay? Forza, cerchiamo Daga. Eiko? Ah, certo. Molto meglio perché ho risolto questi problemi. Ah, vero, come hai fatto poi alla fine? Ti hanno risposto all'assistenza PayPal? Sbagliato stanza. Niente, è uno stronzo che va a tuffarmi fallendo miseramente. Io mi sarei tenuto i soldi comunque. Risarcimento morale. So che il che non si può fregare. Che è questo? Chi avrebbe mai immaginato che il castello di Alexandria nascondeva tale meccanismo? Daga e Eiko saranno sopra? Credo di sì. Andiamo, Buri. Che Buri fai? Vado io, voi andate ad aiutare gli altri. Perché? Vengo anch'io. Certo,
Cerca di capirmi, in questo momento c'è solo Daga nella mia testa, non posso pensare ad altro. Non potrei difendere anche te. Non ce la farei, capisci? Bah, vuoi andare da solo? Vai pure. Tanto anche a spiegarti che vogliamo solo aiutarti non lo capiresti mica. Vai, vai. Allora. E hai scelto la persona sbagliata da truffare nel periodo della sua vita sbagliata. E comunque questa musica è bellissima. Mi piace un sacco. Partiva in 3 secondi che c'era un momento di crisi, però. Sì, le musiche qua di sto gioco sono troppo belle. Io sono innamorato di queste musiche. E niente da fare. Io penso che mi scaricherò tutta quanto una playlist di queste musiche da mettermela sul computer. Gidan, a volte ammiro la tua testardaggine, però ricordati che non è facile proteggere una persona. Lo so, Freccia. Andiamo, Vivi, ci pensa Gidan. Ma io? Tu, vieni. A me piace la musica di Your Not Alone, la parte della depressione. Sì, quella là sì, è vero. È bella pure. Vivi, cerca di capirmi. Serve un motivo per voler aiutare qualcuno. È necessario avere un motivo per voler vivere. No, finalmente me ne sono reso conto. Hai ragione, Gidan, corri dalla signorina. In quella scena non ho prestato manco tanta attenzione ai dialoghi perché con sta musica ho detto fanculo, me la godo. No, io là allora non ho prestato tanta attenzione ai dialoghi perché mi sono molto concentrato sullo stato emotivo di Gidan in quel momento. Perché un poco lo capisco in quel momento, sai? Cos'era questa scossa? Ah, e cadiamo tutti. A me là mi ha fatto una tenerezza Gidan che non puoi capire. Sì, c'è proprio lei. Sì, Gio, c'è veramente caldo purtroppo. Raga, sì. Ma secondo me diventa ancora più sgnacchera. Quando si taglia i capelli. Là veramente non ce n'è per nessuno. Ehi così, però è troppo bambina, non c'è niente da fare. E lei guarda come guarda. E soprattutto dei crudi piuttosto interessanti. Sai, l'ho pensato pure io, ho detto porca puttana. Cioè, 16 anni questo è già. Vabbè. A 20-30 anni che. Mamma mia. Scusa, Daga. È colpa del mio orgoglio. Gidan, ma abbiamo fatto qualcosa di male? Sì, è vero, è difficile scegliere il preferito. Non peraltro il mio gioco preferito. Voi siete maggiorenni. Lei non chiamo la polizia, vi avverto. Ma se sgnacchera, non gli posso dire è carina. È buonazza, esatto. E poi comunque, che cosa dice alla polizia? Ah, si sono innamorati di un personaggio di fantasia. Penso che ti farebbero un TSO. Parliamo dopo, ora siamo in pericolo, fuggiamo da qui. Io, tu ne avresti bisogno forse. Molte anime sono ritornate nel loro pianeta d'origine, ma questo è nulla se paragonato alle migliaia di anni di cui abbiamo bisogno per attuare il nostro piano.
Un giorno il flusso di anime non sarà più cosa di Gaia. Eccolo, Babbo Natale, anoressico soprattutto. Ma non è ancora giunto quel momento e non dobbiamo quindi invertire il flusso ora. Forse ti avrei dovuto far lavorare di più per me. Ti sei aggrappato a Gaia per vivere il limite temporale della tua misera esistenza. Forse anche questo era il tuo destino, Kuja. E il mio forse sarà quello di incontrare di nuovo l'uomo che ti rimpiazzerà. Forza, attivalo, vediamo. Ti sfido. I lavori di ricostruzione del borgo procedono secondo i programmi, Granduca Cid. Tu lo sai, all'inizio quando giocavo a Final Fantasy pensavo che comunque Garland fosse molto più forte a combattere. Poi è stata una cazzata, mi ricordo. Anche i puri piloti sopravvissuti si stanno dedicando alla costruzione dell'Hildegard 3 nel borgo industriale. I cittadini stanno dando il buri massimo. Ci sono invece altre versioni di Garland in altri Final Fantasy che facevo il culo a tutti. Tanto che avevo pensato a un certo punto che fosse effettivamente Garland il boss finale per come si era presentato. Ma comunque è stato, sì, veramente un'esperienza della Madonna. Bot segnalatore, attivazione, comincio la tua missione, obiettivo Xander. Non posso descrivere quanto soddisfatto, ma disse mi sentivo quando l'ho finito. È lo stesso vuoto che ho provato io dopo che l'ho finito. Un vuoto immenso. Il popolo vi ama, Granduca, siete l'orgoglio del paese. Comunque, se vuoi un consiglio, più avanti, se ne hai voglia, rifatelo Final Fantasy IX, però con la Moguri Mod. Io mi sono fatto passare il gioco da Nis con la Moguri Mod, che un poco riprende i personaggi e qualche cosa nella grafica. Non ci ho neanche mai giocato. Se c'è fiducia nel sovrano, un regno non crollerà mai. Sarà davvero così? Sì, molto meglio. Quelle remastered, guarda, a me non è piaciuto completamente. Cioè, ok, mi hanno rifatto Squall come si deve, però cazzo, tutto il resto è uguale alla PS1. Che c'entra? Che perché? Ciu! Yekalo! Covid. Lasciamo le mani. Come procedono i lavori? Sempre peggio. È impossibile riprendersi. Va davvero così male? Anche peggio. Ci stiamo dedicando all'Hildegard 3 più che alla città. Fondo del 1999, infatti. E Gidan come sta? Sta bene, credo che tra poco si risveglierà. Blank, va al castello a dare un'occhiata. Quando si sveglia, digli di venire nella buristanza. Mia buristanza. Sì, una remastered per un personaggio che ci hanno messo forse 20 anni per farla. Ciao Joe, buona giornata. Daga, Eiko, ma dove mi trovo? Forzieri, miei. Arcerego. Questo già ce l'avevo, mi pare, ma comunque. Oh, non mi fa male. Bye bye Joe. Yuppie, Lindblom sta ricostruita. Odio passare per Fossil Row. Posso chiederti un piccolo mogu, favore? Questo, ok. Gina, ti sei svegliato? Non hai ferite gravi, mi pare. Branca, cosa fai qui? Raga, dov'è? Credo che sia sulla torre d'avvistamento. Grazie. Non cambierà mai, il suo unico pensiero sono le ragazze. Ehi, cos'è? Un morto in mare? Dio mio, un cadavere. Insomma, volete lavorare o no? Wow. Comandante, c'è qualcosa che galleggia. Dove? Fatemi vedere. Prima di fare il soldato ero un uomo di mare, sapete?
È morto. Presto, chiamate un dottore, non siamo certi che sia deceduto. Accidenti, che prontezza. Ah, visto come mi rispettano. Wow. La cosa che contiene qualche bug, come vedi ogni tanto la Moguri Mod, perché in realtà i soldati là sotto dovevano scomparire dall'inquadratura, invece sono rimasti là fermi. Ma dove stanno qua? Non stanno qua. Oh, c'ho una fame. Però vabbè, tutto sommato, dai. Bug in 3CD, non è male. Ho sentito che l'Ida Garden 2 ha avuto dei problemi al motore. A me fa ridere che sono tutte. Eh sì, a me pure. Dai, la regia Brand, sì. Beh, giustamente si sono divise, hanno fatto le quote rosa pure qua, perché Beatrix c'ha le donne, mentre Steiner c'ha gli uomini, giustamente. Dai, stai bene? Accidenti, stavolta anch'io me la sono vista brutta. Ma il peggio è passato, mi dispiace se ti ho fatto preoccupare. Che ti prende? Ah, ho capito, non ce la fai nemmeno a parlarmi per l'emozione di rivedermi dopo tanto tempo, eh? Uffa, ora mi rimette il muso. Avrò fatto qualcosa di male. Scusa se ho fatto qualcosa che non dovevo. Forse è un po' giù per la morte della madre. Adesso cercherò di distrarlo un po'. Ehi, Taka, ti ricordi che alla sagra della caccia mi avevi promesso che saremmo usciti insieme? Dobbiamo decidere solo dove e quando. Ora comincia la parte in cui Taka mi sta più sul cazzo. Un po' giù, Gita. Forse non le piaccio. Meglio lasciarla in pace. Un po', gli è morta la mamma e credi sia un po' giù. Allora, tecnicamente, lei non ha mai versato delle vere lacrime per la morte della madre. Sì, lei è dispiaciuto tutto quello che vuoi, però tecnicamente non ha mai versato proprio delle vere lacrime. Tanto che se ti ricordi, alla fine del CD2, quando comunque muore la regina, il discorso finale, prima che finisce il CD, lo fa a Vivi. Il dialogo di Vivi. Sul cazzetto d'aga più che altro perché in battaglia è inutile. Esatto, capito? È inutile, troppo inutile. E ogni volta succedeva, cazzo, che entrava in quelle fasi in cui non faceva le sue azioni. Quando dovevo guarire tutto quanto il party. O mi stavano per ammazzare male. Ti capisco, magari hai solo voglia di stare sola. Scusami, ti lascio stare tranquilla. Ci vediamo. Gita, ti preoccupi per me, grazie di cuore. Sì, che fa tenerezza è vero, a me dispiace un sacco. Però, cioè, io ci sono stati momenti che proprio l'ho cambiata dal party perché non ce la facevo. Cioè, non riuscivo manco a farmare con lei. È corso via prima gli potessi dire di andare nella sala del Granduca. È incorreggibile, quando c'è qualcuno che gli piace non ascolta più nessuno. Accidenti. Sei arrivato finalmente. Senti, Gitan. Cosa vuoi? Devo dirti una cosa. Beh, cosa? Ah. Come va con Daga? Avete litigato? Non sono affari tuoi. Avanti, cosa mi devi dire? Ehi, non ti scaldare troppo. Sono venuto a dirti che il Granduca Cid ti cerca. Comunque vai nella sala del Granduca. Va bene. Ciao.
Ti sei pure ripreso? Allora, cosa c'è? Ho capito diverse cose dell'incidente di Alexandria. Vorrei spiegarle anche a voi, Buri. Gli altri sono già giù nella sala del consiglio. Cominciamo subito la riunione. Buri, perfetto. Da questa parte. Ci siamo tutti? No, manca la principessa. Prima era sulla torre d'avvistamento. La vado a chiamare io. Ehi, qua aspetta. Vabbè. Intanto noi pure iniziamo. Innanzitutto vorrei dirvi che sono felice di aver Buri tutti. Di aver Buri tutti qui sani e salvi. Porto quando parla così. Comunque, queste riunioni di CID portano una sfiga incredibile, perché ogni volta che lui fa una riunione per aggiornarci sulla situazione succede qualche puttanaio, Daga che scappa, questa che non parla più, qualcosa. Devo Buri bere, vai a Buri bere, tanta Buri acqua. Mangerò un Buri gelato. Io mi farò una Buri svapata tra poco. Come Buri va? Basta con sto Buri. È colpa mia. Solo colpa mia se Alexandria è distrutta. Una Buri svapata è bellissimo. Era una splendida città, ora non è altro che cenere. Gente innocente ha perso la vita. Tutto per cosa? Per causa mia. Ha ragione Eiko, è stato un errore invocare Alexander. Ma non è colpa di Eiko. È colpa mia, non dovevo andarmene di casa lasciando mia madre da sola. E nella mia fuga ho coinvolto persino Gidan e Vivi. Sì, però se non fossi fuggita noi non avremmo incominciato il gioco. Bah. Fossi rimasta a casa con mia madre avrei potuto fermarla. Forse è perché l'ho lasciata sola che è successo questo. Vorrei il sigaro di marijuana che vendono ad Amsterdam. No, grazie. Mi dissocio, Wolf, mi dissocio ampiamente. Credevo di riparare i suoi errori prendendo il suo posto sul trono. Invece ho combinato un disastro. Cosa posso fare? Io. E lo so che lo vuoi, lo vorrei pure io, ma io mi dissocio lo stesso. Tuttavia la città è in subbuglio e vite innocenti sono state sacrificate. È vero. Anche la principessa ha sofferto molto purtroppo. Ha visto questo posto in rovina e il popolo fronteggiare la morte. È terribile quello che ha vissuto. Io e Beatrix abbiamo combattuto e ovviamente vinto, ma è stata dura. Persino un baldo cavaliere come me in quel parapiglia ha temuto la morte. Poi io e Beatrix ci separammo e oserei dire per sempre. Per concludere, il cavaliere Steiner è venuto ad aiutarci a ricostruire il regno di Lidblum. I cittadini sono piombati nello sconforto e ci vorrà del tempo affinché si riprendano. Sono richieste la collaborazione e il contributo dei sopravvissuti. Certo che quel cuoce è davvero un bastardo. Prima che ha distrutto Burmesia, poi Kreira e infine Alexandria. Ma dove vuole arrivare? Quel maledetto. L'hai visto com'è potente? Come pensi di affrontarlo? E questo è il problema. A proposito di cuoce, ho visto una buriscena incredibile da Alexandria. Cosa? Prima dell'esplosione finale l'ho visto fuggire via con l'Hildegard 1. Ma la cosa scaraburosa è che a bordo c'erano anche i maghi neri. Non erano semplici pupazzi, pure, erano dei maghi neri che parlavano. Non è possibile. Non mi dire che erano i maghi neri del villaggio. Ma è assurdo. Li ho visti con i miei puri occhi. Non ci posso credere. L'impazienza. Va, come si è buggato quello là. Sembra uno solo che cambia colore. Là sulla destra, lo vedi? Che è assurdo. Accidenti, per poco Garland non mi uccide. Uccidere, morire. Ah, che idiozia, io morire. Assurdo, assurdamente impossibile. E poi ormai è tardi, la ruota ha già cominciato a girare. Ma questa qua l'hanno resa stupenda sta musica. No, ok, te lo devi giocare con queste musiche orchestrate, assolutamente. Anche solo per le musiche lo devi fare.
Cosa diavolo vuole fare quel vecchio decrepito? Crede forse di intromettersi nei miei piani? Acci d'erbolone! Che feritona! Io sono curioso dell'arrangiamento di Warnut Alone, pure io, ma da morire! È da quando ho sentito i primi arrangiamenti che ho detto no, devo arrivarci immediatamente. Tacete! Se non riesco ad impossessarmi di Alexander, devo trovare un sostituto. Ehi tu! Numero 234 al rapporto. Non ti ho chiesto il numero. Avete completato i preparativi per il piano? Sì, signore. Perfetto, tutto prosegue per il meglio. Ah, devo intrattenere quegli idioti ancora un po'. Io vado a riposare ora. Voglio essere in forma per la mia grande esibizione. Stai dicendo che è stato trasformato in Scarabui con l'incantesimo della moglie gelosa? Che vergogna, Scarabui solo per essere stato un innocente Don Giovanni. Perché avete consegnato l'Hildegarde 1 a Cucia? Non fraintendete, non gliel'ho dato, se l'è preso. Comunque io rivoglio la mia burimoglie e l'idrovolante. Questa storia è un disonore per il regno. Non possiamo fargliela passare liscia. Ben detto, lo torturiamo, lo mettiamo a rogo, poi sì, qualcos'altro. Ok, siete tutti coraggiosi, ma non abbiamo un idrovolante. Chissà dove è andato quel bastardo, dove diavolo lo troviamo e con cosa? Ho perso anche l'Hildegarde in due. Poi, combinato così, è dura dare ordini per la costruzione di un nuovo idrovolante. Vorrei tornare ad essere un uomo, ma solo Hilda conosce il Burimoto. Oltania, conosci qualche incantesimo che faccia effetto su di me? Veramente un modo ci sarebbe. Ho chiamato il dottor Totto per questo. Dovrebbe essere qui a corto in minuti. Bene, il dottor Totto è un uomo di cultura, vi aiuterà. Scusate il ritardo. Grazie per dedicarci il vostro tempo prezioso. No, è un piacere. Ho saputo dell'incidente, sono felice di vedere che state bene. Ma non vedo Eiko, è la principessa. Non mi dite che. Tranquillo, dottore, Eiko e Dadaka saranno qui a minuti. Scusate, ho pensato subito al peggio. Beh, insomma, dottore, facciamo in fretta che. Aiuto, aiuto, aiuto! Eiko, cosa c'è? Oh, vispa come sempre. Daga, Daga, Daga cosa? Daga non parla più. Che dici, non. Venite, è nella sala degli ospiti. Ehi, Eiko! Vado a dare un'occhiata io, voi aspettate qui. Dottore, tu vieni con me. Vengo anch'io. A questo buripunto la riunione è rinviata. Eh sì. Signori, annuncio formalmente che la riunione è sospesa. Gidan, poi torna a darci notizie. L'ho detto, sta riunione di CID porteranno una sfiga incredibile. Va bene, Wolf. Buona bevuta. Ma bevi acqua oppure. Uno chiede, ma non si sa mai. Buri, buri. Però tra un poco dovremmo cambiare il buri buri in Kerò perché poi diventa una rana. Aspettate. Un po' di pietà per gli anziani. È qui sopra. Daga. Principessa Garnet. Principessa, state bene? È uno scherzo, vero? Dottore, si riprenderà? Che strano. Beh, non c'è dubbio, la principessa ha perso la parola. La causa potrebbe essere attribuita allo shock subito. Le ferite nel cuore a volte sono così profonde da giocare questi brutti scherzi. Principessa, rispondete. Ma. Dottore, guarirà. Credo di sì, è una questione di tempo, ma non sono in grado di dire quando si riprenderà del tutto. Dipende da lei, da quando si rimargeranno le ferite nel suo cuore. È una battaglia che deve combattere da sola. Che significa? Che ci vuole tempo. Se non vuole guarire, non parlerà più. Non
Noi possiamo soltanto cercare di alleviare il dolore che ha nel cuore. Capisco. Principessa, potete contare sulle forze di questo baldo cavaliere. Ecco, prenditi cura tu di Daga per un attimo. Va bene, ma tu dove vai? Vado a prendere quel bastardo di Cucia, non gli permetterò di andare oltre. Dottore, mi serve l'idrovolante il più presto possibile. Spiegami come posso trasformare il Granduca. Calmati ora, torniamo da Cid. Forza, samurai, andiamo. La mia principessina. Ecco, già che ci sei, bada pure a rincitrullito. Dottore, potete farmi tornare un buriuomo? Solo la persona che vi ha fatto l'incantesimo può ridarvi sembianze umane. Che bel casino. Ma in un vecchio libro ho letto che esiste una magia che scioglie questo tipo di incantesimo. Davvero? Così era scritto, ma chissà se funziona davvero. Ci si può morire? Oh no, non si muore mica. Si tratta di ingerire tre pozioni. Se non funziona, non succede nulla. Fa come ti pare, basta che non lo fai morire. Ci serve l'idrovolante. Metterti in mezzo tu. Fatti i buri tuoi, la pelle mia. Quali sarebbero le tre pozioni? La pozione insolita, la pozione avvenente e la pozione sospetta. Poi si devono mischiare in proporzione di 5-3-2. Ah, erano pozioni usate un tempo dagli artisti. Non deve essere difficile reperirle. Meno male, temevo di non trovarle. Sono comunque delle pozioni che non si usano più molto oggigiorno. Mi pare che la pozione insolita ce l'avesse Ercina. Vado a cercarla al borgo. Sì, bravo, Buri. Oh, Issa! Oh, Issa! Oddio, oddio! Le vertigini mi vengono. Gina, dammi Ermartellen. Dunque, dove sta Ermartello? Aspetta un attimino, te lo vado a cercare. Deficiente, ce l'hai in manen. Ah, dici questo? Ma questo è il mio, non lo presto a nessuno. Tyrkian. Ma che vuoi, è il mio. Ho detto che non te lo do. Ah, capito, allora prendi un altro martello N per chiodi. Sì, mo to piglio. Allora, si trova al borgo teatrale. Buri, Buri, eccoti! Buri, eccoti! Quel ragazzo non è forse... Sì, è proprio lui! Ehi, giovanotto! Sì, sei proprio tu. Non vi avevo riconosciuto, siete la coppia di Burmesia. Ti ringrazio ancora di tutto. Di niente, vedo che tuo marito si è ripreso. Grazie a te. Dopo la guerra ci rifugiamo a Lidblum. Sono venuti anche molti altri nostri compatrioti. Deve essere stata dura. Signorina Freccia. Sto sorriso. Tu ci credi, ogni volta penso, minchia, lo devo levare questa cosa del sorriso e ogni volta me lo scordo. Siete viva, vi trovo bene. Anche voi mi sembrate in forma. Noi sopravvissuti ci siamo rifugiati qui a Lidblum. Ma molti di noi hanno perso la vita, anche il povero Dante. Mi dispiace.
fin quando c'è vita c'è speranza e noi non molleremo. A proposito, cosa farete voi? Ho deciso di partire con Gidan, vogliamo dare una bella lezione a Kuce. E voi? Noi impiegheremo le nostre forze per ricostruire Burmesia. Perciò riuniremo tutti i rifugiati di Burmesia che sono qui a Lidblum. Ci potete dare una mano? Un giorno tornerò a Burmesia. No, non lo tolgo perché me lo scordo, ok? Ma fino ad allora forse non potrete contare su di me. Capisco, non preoccupatevi. Ce la caveremo, vedrete. Scusatemi, ragazzi. Come ti vorrei qui, fratri. È andata così. Devi vedere una cosa. Ce l'avevi promesso. Venite qui. Eccoci, una truppa. Oh, sono i nostri piccoli. Non avrei mai immaginato che avresti visto i miei figli qui. Chi è questo signore? È l'uomo a cui dobbiamo la vita. Che vuol dire che gli dobbiamo la vita? Vuol dire che è una persona importante. Allora è il nostro amichetto. Che a me è bello. Beh, diciamo che le mie fans ce le ho. Vorremmo tornare presto a Burmesia. Riuniti tutti i profughi del nostro popolo, torneremo a ricostruiremo il nostro regno. Ci vorrà tempo, ma vorrei che i miei figli lo vedessero nel pieno del suo splendore. Io non dico cagate, Kay. Possiamo andare a giocare? Sì, ma fate i bravi. Ci impegneremo a ricostruire il paese per i nostri figli. Il futuro di Burmesia è nelle loro mani. Se c'è qualcosa che possiamo fare, non farti scrupoli a chiederci aiuto. Grazie. Bella che gli uomini. Altra cosa. Ok. Io dove potevo comprare roba da loro? Vabbè. Una pozione? Che roba è? Se ti hanno detto che è qui nello studio del Borgo dei Tre, cercala. Devastata con la pioggia, fantastica. Eh sì. Ah, sono i miei attrezzi del mestiere. Volevo che era là, invece era qua. Pozione sospetta. E ne abbiamo prese due. Telltale, che cos'è? The Walking Dead Telltale. Cioè la saga episodica di The Walking Dead. Io ho visto, cioè, visto più o meno, devo finirmi di vedere la serie. Ah, l'avventura grafica. Non lo sapevo che esistesse anche l'avventura grafica. Mi potrebbe interessare. Ah, siete tutti qui. Ehi, come stai? Oh, come debutta? Meglio ti senti? Sì, sto bene. Hai visto Blank? Qui nel castello. Che sei venuto a fa? Non mi pare che sei qui per una visita di piacere. Infatti ho un favore da chiederti. Hai la pozione insolita? Ce l'ho che sì. Me la daresti? Mo' ta piglio. Gidan, non torni più con noi, Tantalus. Non lo so, ci penserò dopo. Ma senza di te è una noia, eh. Tiè. Penso. Devo sapere che ci devi fare. Serve per far tornare i CID un uomo. Grazie. Allora, ovviamente non ci hanno capito un cazzo, però vabbè. Vuoi dare una cosa? Perché dato che l'ho trovato un forziere che già avevo preso. Ho comprato la Definitive Edition con tutte le stagioni, è vero, i DLC anche. The Walking Depressions. Vabbè, perché Depressions? Se vuoi posso restare account Steam e te lo porti in live. Non sarebbe male come cosa, sai?
Ma allora tu l'hai giocato, è bello oppure me? Diciamo che non è allegro come gioco The Walking Dead. Beh, non penso che che lo scopo era diffondere allegria con quel gioco, ma comunque. Che cazzo di braccia c'ha quello? Non ci avevo mai fatto caso. Sì, io ho comprato Definitive Edition perché appunto migliora la grafica del gioco in generale. Ci sono tutte le stagioni, compresa la miniserie. Ah, figo. Non sapevo manco che ci fosse l'avventura grafica, sinceramente. Panacea. Elisir. Le carte al torneo abbiamo perso miseramente, ma sti cazzi. 23 episodi totali, con un totale di 50 ore di gioco. Tutti gli episodi durano sulle 2-3 orette, quindi belle. Eh sì. Belli corposi, sì. E tu non te lo porti invece, gay? Cerca la pozione avvedente e ce l'ho io, aspetta. Eppure era qui. Trovata. Io l'ho comprata perché la penalzia non l'avevo mai ancora giocata. In generale non ricordavo un cavolo la seconda e terza stagione. Ah, ok. Tiene, tanto non la vendo. Con questo ho finito, devo tornare da Cid. Ma sono andato io gioco offline perché. Io Crash appena apri una live, addirittura. Ma perché non ti regge la connessione o c'è ancora qualche problema con il computer? E poi ho finito ieri la serie televisiva di The Walking Dead e volevo comunque un po' di su quello ti potrei anche dare ragione. Oh, ma giù, questo no. Ma non lo so, verso la fine del mese vedrò di risolvere. Ah, ok. Ah, magari qualche problema anche di settaggio di OBS. Ho cominciato a vendere anche gli oggetti. Abbiamo, glielo dobbiamo soltanto equipaggiare, maledetto. Già ce l'ho. Aspetta, ho perso messaggi. Perché è complicato? Se vuoi, guarda, Menis mi ha sistemato OBS. Se vuoi ti posso passare i settaggi che mi ha dato, che mi ha fatto mettere Nis e provi con quelli là. Magari risolvi qualcosa. Ah, proprio la chiavetta che si disconnette, allora nulla. Allora non so che farti. Qui ce l'abbiamo, questo no. 2-5. Prendendo il mondo, però sti cazzi, prendiamo tutto ormai. Ce l'abbiamo. Ok. Altro la prendiamo però.
Mi sconnette tutto, tastiera, mouse, SSD esterno, qualsiasi roba. Ah, ma allora è proprio un problema del PC, comunque. Fai una cosa, prova a mandarli in assistenza e fagli smontare proprio le porte USB, magari te le fai cambiare. È ancora qui quell'armatura orribile, e chi se la compra? Accidenti che spadoni, mi pare che un tempo ci fossero dei guerrieri che li usassero. Questa è una citazione a Final Fantasy VII comunque. Quando i soldi farò tutto, fai bene, fai bene. E infatti era da un po' che non ti vedevo in live, non capivo se era problema mio che mancavo gli orari, oppure eri tu che avevi problemi o altro. Darius. Ah, l'hai colta, meno male. Vabbè, torniamo dal Granduca. Sono le 16, tra un'oretta devo staccare. Sbrighiamoci a fare questa cosa. Avverti quando devo preparare, prestarti il mio sim, tanto è facile da fare. Va bene, ok, quando sono pronto te lo dirò. Guarda, penso prima di finirmi intanto Final Fantasy 9 e poi casomai portare magari The Walking Dead. Comunque, appena finisco, vabbè, se mi segui lo vedrai quando sono alla fine, perché tanto già fai conto che sono al CD3. Stasera se tutto va bene lo riporto, quindi andremo ancora un po' avanti. Cioè, infatti, tanto sono tutto a memoria praticamente. Quindi vado molto in scioltezza, come vedi. Anche negli oggetti e nelle armi non c'ho quel problema. Eccomi. Ho messo in questa ampolla le dosi delle tre pozioni come hai detto tu, dottore. Bene, proviamo subito. Eh sì, anche qua ci sono i CID. Sì, CID. Senti a me. CID c'è. Cioè, anche qua ci sono i CID. Nella Moguri. Nella Moguri mod si possono mettere. Però io non ne ho attivato manco uno, sinceramente parlando. Nel farming ti potrebbero servire. C'è il cheat comodissimo comunque, che è quello di possibilità di rubare al 100%. L'ho utilizzato un paio di volte soltanto per provarlo contro i boss e devo dire che gli ho rubato la qualunque. Veramente la qualunque, ok. Quello è bellissimo, guarda, l'avessi avuta allora, penso che mi sarei fatto tutte le cose più rare già inizio gioco. Hai capito pure io, soltanto una volta per vedere se funziona. Siete pronto, Granduca? Aspettate, devo esprimere il mio ultimo pure desiderio. Mica ti ammazza. Che comincia? Come vi sembro? Sono un uomo ora. Sono più brutto di prima. Che roba. Andrà tutto pure bene, ora tutto okerò bene. Ho l'impressione che non abbia funzionato. Ma dai, davvero? Ma da che cosa l'hai capito? Ma che avete combinato? Stavolta è un rospo. Mi sa che neanche così ci fa l'idrovolante. Eh no, adesso è una questione di principio. Devo trovare Hilda, anche così combinato. Venite, siete tutti convocati nella sala del consiglio. Questa parte a me mi ha fatto pisciare dalle risate la prima volta. Sono sempre peggio. Sì, c'ha dei momenti troppo belli e comici. Ci siamo tutti? Passo la parola a Granduca Cid.
Stavolta l'hanno trasformato in un rospo. Il dottore si è sbagliato. Tornando a Kucia, lui ha in mano delle chiaro-chiavi per aprire qualsiasi porta. Dobbiamo trovare quel farabutto. Tu immagina, loro che l'avevano lasciato Scarabori, poi ritorna lui sotto forma di rospo. Cioè, che cazzo è successo? Ma non abbiamo l'idrovolante. Useremo quello con cui sei venuto da Alexandria. Oltania, chiama Zebolt e fagli mettere a punto la nave. Signor sì. Ma dove vuoi andare a cercarlo? Pensavo proprio a quello. I maghineri che parlavano erano sull'idrovolante con Kucia, vero? Se andiamo al villaggio dei maghineri, forse troveremo un indizio. Però, io voglio vederli con i miei occhi. Forse loro aiutano Kucia. Voglio sapere tutta la verità. È una buona idea andare al villaggio dei maghineri, troveremo delle tracce. Sì, l'idea del signor Vivo è grandiosa. A proposito, voi cosa fate, principessa? Ha detto che viene anche lei. È meglio di no. Sì, è con me. Tutto sotto controllo. Bene, al villaggio dei Maghineri. Quando siete pronti, venite al porto al primo livello. Ora però mi metto in squadra quelli là che hanno i livelli più bassi, che sicuramente sono Daga, Steiner. In cerca dell'arte. Sottaceti freschi, ammazza com'è grosso sto paese. Tutta roba buona. Com'è che fanno tutti sti lavori? Tutta roba buona. Dice che è roba buona, fammi un po' vedere. Prego, ho dei sottaceti che sono alla fine del mondo. Ah oh, qua si mangia per davvero. Non conosci questi sottaceti? Diciamo che non ho sentito parlare. E poi se volete sapere, mestiere mio è d'assaggiare roba da magnate al mondo. Se è roba che se magna, io mi spolvero tutto. Bravo Gianotto, assaggia, assaggia. Figura, posso assaggiare? Allora io magno, eh. Che schifo. Pesce chimera. The Bolt. Se lo metto a posto io questa bagnarola non la muovevate nemmeno a calci. Benissimo. Il Granduca vi aspetta in nave, prego, salite alla scaletta anteriore. Cavolo, adesso sì che è ben equipaggiato. Ti stavo ad aspettare. Ehi, Quinna, che fine hai fatto? Ho seguitato a viaggiare con la speranza di rincontrarvi. Anche questo è con voi, ma dove l'avete raccattato? Lunga storia. Da Madansario ho attraversato mari, monti e fiumi sotterranei, ma alla fine vi ho beccato, regà. Deve essere stata una faticaccia. E tu, Blanca, che fai qui? Beh, mi hanno chiesto di venire. Chi, Calò? Cosa trama ora? Sì, me lo ordiniamo il boss, ma chi l'ha chiesto a lui è. Sono stato io, Kerò. Volevo che qualcuno vigilasse la nave mentre noi eravamo a terra. E poi ti dovevo un favore. Un favore? Accidenti, non mi sembri più tu. Sta a parlare! Ora partiamo. Sì, ma prendila con calma, in fin dei conti sei ancora una rana. Se potrà magnà. Non preoccuparti. Ah, a proposito, quando vuoi cambiare i quattro membri della squadra, chiedi a me. Bene, partiamo, Gitan. Sai dove dobbiamo andare? Sì, ci dirigiamo al viaggio dei Maghineri, al continente esterno. Se perdi il senso dell'orientamento, premi, vabbè, sì. Allora, vediamo come siamo ambientati. Vivi, livello 26. Vabbè, lei è livello 24, pensavo peggio. Ma è messa male lei. Lo portiamo. Ah, non mi sembra vero.
Non c'ho cuore di portarmela, però me la dovrei portare prima o poi. Allora, io direi prima di entrare proprio nel viaggio ai Machineri di provare a insegnargli qualche cacchio di abilità a qualcuno. Ok, possiamo anche fermarci un attimo qua. Veramente dovrei anche mangiare con come si chiama lui? Con Queen. Allora, vediamo un attimo. Questo glielo devo lasciare. Lo posso anche mettere. Lasciare e lasciare. Adrenalina poi più avanti mi serve un sacco. Poi devo imparare però anche antimedusa mi serve veramente un botto. Questo manca poco per sinergia. Questo è pure buono. Purtroppo non c'è nulla. Ah, Atomos. Viva Ifrit. Belle robe. Sì. Ho pietato due, mi pare che non ne hai. Ah, una sola cosa non ho visto. Mi ero scordato. Thank you.
Riesco a indovinare, mi faccio un po' di AP. O qualcos'altro comunque. Comincio il quiz. Domanda numero 1. Prima di tutto devo costruire il cantiere di Oltani. Va bene di sì. Ma non ricordo bene. Scusatemi. Ma io per quello che mi ricordo, a prima vista, del prima vista mi pare di sì. No, invece è falso. Penso. Pensate. Esatto. Mille guill. Ovviamente si è distratto, mi pare giusto. Oddio, ci ho perso un po' di tempo con gli indovinelli. Io pure, più che altro perché volevo farli tutti quanti esatti, perché mi pare che si vinceva un premio alla fine, avevo visto. E siccome volevo comunque platinarlo, ci ho perso un botto. Soprattutto a trovarli, sai, perché non avevo ben capito come li trovo, se era molto casuale oppure no. Però io ho controllato su Google per le spalle. Io pure, poi mi sono messo con le guide di Rhinos Diary a tutta forza e... e me li facevo in quel modo, era l'unica soluzione. Mi hanno aiutato un sacco quelli là, quei mostri che cercano le gemme grezze, perché mi davano un mare di AP, infatti li benedicevo ogni volta che li trovavo. Mi aiutavano a farmare le abilità. Attivato vigilanza, forse no.
Ok, divide in pera, lo sappiamo, ora gli posso pure cambiare arma. E tre ne avevo addirittura. Che cazzo l'ho trovato? Mazza, 1550. Bello. Ah, che pesantezza il farming. Almeno più che altro qualche abilità volevo insegnargli, non tanto per i livelli, perché alla fine dico sono a livello buono. Però almeno le abilità per fargli mettere le armi quelle là un po' più forti. Sì, vabbè, mi fanno il culo arrivare adesso, mi fanno veramente il culo adesso. E poi 100 deve arrivare questo. Poi non ce n'ho un'altra arma. Ma per l'adrenalina gliela insegno ora. Vabbè, già dai che qualcosa la impara. Cioè che impara Adonus, tanta roba. Benissimo, attacco alle spalle. Lo volevamo. Ma appunto mi devo ricordare di attivare vigilanza. Devo fare, dai, fatti i cazzi tuoi. Che campi cent'anni.
Allora, amica Fritz. Nuova pozione interattiva neanche se mi piango in greco. Dai, andiamo un po' avanti su questa ultima mezz'oretta. E poi vediamo. Devo ricordare dove cazzo dovevo sbarcare. Lontano qua dal villaggio. E stiamo navigando, andiamo un po' avanti. Così poi vediamo prima di stasera se ho tempo mi metto a farmare un altro poco. Sempre per quanto riguarda le abilità e poi. Cortuncino, perché cortuncino? Qua qualche mostro poi ce lo becco pure. Altre imparate. Ovviamente possiamo insegnargli roba seria.
controllare qualcosa. E questo è cazzo. Allora, devo imparare William Tell, Build Up. Anticaus glielo devo insegnare assolutamente. Ma pure lui c'è un sacco da imparare. Vabbè. Non c'è nessuno. Che significa? Li vado a cercare. Cazzoso. Pintura nera. Ho sbagliato. Dove sono gli altri? Sono andati tutti con Cuccia, siamo rimasti solo io e altri due nella capanna del Chocobo. Perché sono andati con lui? Hanno saputo tutti quanto dura la nostra vita. Qui ci ha promesso loro che se l'avessero seguito gli avrebbero allungato. Chi se la scorda sì. Hanno creduto a un uomo così cattivo. Hanno dimenticato che ci tratta come se fossimo oggetti. Ma anche quella di Tralala è bella, eh. Con de petit. In fin dei conti, noi siamo stati fatti per obbedire agli uomini. Smettile di parlare così. Dove li hai portati? Non ve lo posso dire, non posso tradire i miei amici. E allora perché tu sei rimasto qui? Hai detto che c'è qualcun altro nella capanna del Chocobo, vero? Aspetta, vivi. Aprite, vivi. Aprite. È nato. Ah. Ehi. È nato. È proprio nato. Allora è proprio nato. Che fate qui? Noi siamo rimasti per prenderci cura dell'uovo di Chocobo. Anch'io volevo andare con gli altri, ma dicevano che dovevo proteggere l'uovo. Siamo noi che l'abbiamo covato. Dobbiamo mostrarlo a tutti gli altri. Saranno contenti. Dobbiamo pensare al nome. Che strana sensazione. Anch'io mi sento strano. Anche tu sei preoccupato per il Chocobo? Non saprei. So che ho paura e vorrei scappare, andare da Cucio. Ma ho qualcosa di più importante da fare.
Senti, posso chiederti una cosa? Che vuoi? Anch'io presto smetterò di muovermi. Non lo so. Poi ci ha detto che i prototipi si muovono un po' più a lungo. Ma prima o poi si fermano anche loro, no? Quando mia nonna è morta avevo voglia di piangere. Ma tutti mi dicevano che non dovevo essere triste. Anche quando ho sentito che i macchinari si fermano ho provato la stessa cosa. Mi sentivo strano, non capivo bene. Poi quando la mamma di Daga è morta ho visto la signorina piangere. Allora ho capito che fosse normale sentirsi tristi. Ma forse questo lo può pensare solo chi non è una macchina per uccidere. Ci sono un sacco di cose che non capisco, chissà se prima o poi si chiariranno. Comunque non dobbiamo permettere a Kuja di usare noi maghi per uccidere. Un giorno anche gli altri capiranno che sono stati ingannati e usati da lui. Noi non saremo mai più le sue macchine della morte. Vivi! Il nascondiglio di Kuja è a est, in questo continente. Attraversate il continente in nave verso est e cercate i mulinelli di sabbia. Grazie. Diventeremo mai forti come te. Anche Vivi sta cercando di trovare da solo le risposte ai suoi quesiti. E io cosa faccio per risolvere i miei problemi? Pensavo di poter cambiare dopo aver incontrato Gideon. Pensavo che sarei cambiata diventando regina. Ma non è cambiato nulla. Per giunta, non conoscendo il mondo, non posso aiutare nessuno. Non credevo che Vivi fosse avesse tutti questi pensieri. Daga. Hai sentito? Quel bimbo è diventato un ometto. Daga. Non starei mica pensando ancora alle sue parole. Vivi è Vivi, tu sei tu. Non devi farci caso, ognuno la pensa a modo suo. C'è Gidan. Che hai, Daga? Tu, dai, rimettiamoci in marcia. Prossima meta, i mulinelli di sabbia che sono nella regione orientale di questo continente. Al nascondiglio di Kuja. Verso demoniaco. La chiamiamo l'esorcista. Mazzo. Dai, che distratto, e te pareva. E quando mai? Mi preoccupa se non è distratto. Ahi. Sì, pensavo fosse di più, sinceramente. Non credevo. Però già, minchia, a livello 18 ha 797 HP. Il Brianino! Che si dice Brian?
L'odore. Hai letto su Telegram che io non vi ignoro, tu hai scritto, hai letto su Telegram che è una discussione tra di voi, quindi. A scivolo lo sappiamo. Quindi Brian stasera Darksider oppure sei con Mates? Però voglio provare una cosa. E boh, Mezzo non mi ha fatto sapere ancora niente. Vabbè, tienimi aggiornato, dico, nel caso lo sai, io ci metto poco a cambiare programma. Non è un problema. Ma di che cosa? Grazie a te, Brianino. Te figuri. Altra abilità imparata. Sorriso. Però giustamente chi ha appeso per lunedì è problemi tecnici sei tu. È la team che mi ha appeso per problemi tecnici. E già era deciso di fare mercoledì senti virlo. Vabbè, non ti preoccupare, Brian. Dico, io ti ho scritto così se stasera lo portavamo, dato che avevo risolto le cose per recuperare. Però giustamente se non puoi non è un problema, eh. Non è che devi rimandare mates per me o per altro, figurati. Sorriso, sto sorridendo! Te si odia, che? Te si odia veramente. Almeno ce l'hai perenne, ok? Però la Joker, ma finiscila, finiscila. Non ci credo neanche se lo vedo, guarda che lo fai. Ti dovresti vergognare di dire queste cose. Forza, forza, vieni qua, sono qua, dai, ti aspetto. Cambiamo squillo quando sei sotto. Vedete le belle. Quali sono le baletonelle giganti?
cos'è? Ah, le balene volanti, quelle là. Sai che non mi ricordo più dove si trovano? Che ci volevo andare? Volevo il continente ghiacciato. A me pareva che era qua in questa zona invece. Vabbè, ora controlliamo. Ai ai ai, maledetto farming. Le cose più odiose. Sto sorriso, basta che okay. Giuro, appena chiudo la live mi ricordo e la levo, guarda, la levo veramente. Poi vediamo, vediamo cosa riscatti. Non mettermi alla prova. Ma che l'hanno fatta bene invece l'arrivo qua, eh. Le petroliere. Molto più dettagliato. Non vedo più il live e perderei uno spettatore fedele. Ah, eccole le balene giganti. Questo qua lo devo fare anche di ora, veramente, mi pare. Non ci credo che non vieni più il live, comunque. Cattivo. A lei. Ovviamente ha fallito il colpo. Brava Daga, è una cosa incredibile. Sì, comunque ci riesco. Una volta gli sono arrivato a livello talmente basso che mi ha fatto subito il culo sta balena. Infatti non mi ci ero più avvicinato poi. Volevo soltanto provare Ifrit, Dio mio. Vediamo se ce la fa. Ah, ce la fa, incredibile. Minchia, sai perché Astros va in questo. Che forse Ifrit non l'avevo mai utilizzato finora. Poi ci sto pensando. Solo uno, ma che cazzo sto scherzando? Niente.
Benissimo. La mia donna fa male, 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 male. Oh, dai, tira un attacco, hai visto? Ogni tanto si sveglia, ma è soltanto ogni tanto. Poi per il resto cade in questo sonno catatonico. Allora, potrei c'è sta spada sua? Che a prescindere. Dov'è che caga il cazzo l'overlay? Cioè dov'è che ti caga il cazzo esattamente? La sinergia. Ah, davanti gli XP. Sai, avevo pensato un modo per far vedere di più il gioco, soltanto che mi dovrei levare la cam e le scritte, tutto, cioè. No! Perché? Vabbè, ok, lo accetto però. Ma dai, se togli la gamma e le scritte si vede il gioco meglio. Non, io non lo so perché sei nato così scemo, Brian. Cioè, veramente, il tuo è un problema. Ho detto, avevo pensato a un modo per vedere più il gioco, però era l'unico modo era levare la gamma e le scritte. Però è una cosa che non mi va. Io penso di parlare arabo con questi, vabbè. Sei scemo, non lo so, guarda, non lo so. Comunque, ne guadagno con questi qua 1524. Guarda, io ora vi ignoro e non vi rispondo più. Tanto tra un paio di minuti chiudo, quindi sti cazzi. Ma va a cagare. Sì, no, sì. Brava Daga, se ti voglio un bene incredibile. Ma che unfollow? Unfollow da te semmai. Daga è proprio con questa fase il mio personaggio preferito, eh. È la migliore. Non c'è che dire. La serie solo una può salvare la situazione è Daga. Comando di Daga fallito, stava pensando ad altre, vaffanculo. 18 a 21 non bad, dai, non bad, ma c'è di meglio. Bravo, Kay, fai bene.
Leviathan. Carino. Non ti preoccupare, gay, vai pure. Io tanto te l'ho detto, ora chiudo, anzi faccio i raid a mettere e chiudo. Quindi non c'è problema. Buon riposo, ok? Bye bye. Ah, Nili. Che cazzo è scritto? Ma vaffanculo, Brian, ancora che ti ascolto io. Mo è un problema. Cosa compagno c'è? Porca puttana. Scusami. Provi. È tutti giù per terra, capito? Porca puttana, questo non me l'aspettavo. Affanculo. Vabbè. Fare con panacea, non so come devo farlo. A shelter con raid. Però su foto finisce poi. Minchia, non so come devo fare, cazzo. È un problema. Ecco, va bene Wolf, ciao, grazie per essere stato con me. Ma streami pure nel mio stesso orario. Eh sì, ho fatto una live molto straordinaria. E sto per staccare anche, tra l'altro. Devo soltanto risolvere un piccolo quesito. No, cercherò di passare a trovarti Wolf, è che vai live in orari in cui io non ci sono ogni volta, purtroppo, te l'ho detto. Sì, non ti preoccupare. E allora sono arrivato finalmente al ritorno, cioè sono tornato nel villaggio dei Machineri per chiedere informazioni su Kucia. Ora devo recarmi nella dimora di Kucia, che sarà stasera se non porto Darkseid insieme
insieme a Brian. E ora vediamo di risolvere questa situazione. Cuoricini per Brian. Ma piccoli cuoricini perché è cattivo. Cadere le abilità della tizia qua. Non c'ho un cazzo. Che caso anomalo mi è capitato, eh? Quella è bella, quella è veramente bella. Peccato che come filmato dura pochissimo in realtà. Che io l'avrei fatto durare un botto. Niente ragazzi, io non so come levargli lo status. Sì, capito, praticamente sì, pure io. Che poi di per sé come sequenza tra combattimenti e cose, non è che quella parte dura pochissimo. Andai Santino, appena so qualcosa ti avviso, tanto dopo comunque vado in live. Va bene Brian, sciaone! Sciaone a te! Yeah, ma io non riesco a levargli sto cazzo di status senza il talismano. Secondo me. Devo farmi un viaggetto a comprare roba. Risolviamocela così intanto. Era qua. All'altro lato. Allora, raggiungiamo un attimo con De Petit, vediamo se posso prendere qualcosa di oggetti. Senza che ci facciamo ammazzare. Oh, boh, anche se ce l'ha pure uno Zakmar soloso, eh. Non ce l'ha. Mi
Mi sa ho fatto qualche cazzata su OBS, perché? Se vuoi rimando gli screen con le cose. Non mi si sente la voce, cazzo. Oh, non è che eri mutato col microfono. In live sì, però. Ah, ok. È strana sta cosa allora, eh. Ti posso di nuovo passare gli screen per quanto riguarda la zona audio. E allora dai, appena stacco ti mando dalle impostazioni l'audio per quanto riguarda OBS. Così cerchi di risolverla al volo. Sempre la devo riuscire a stener. Sì, però non gli posso insegnare ancora un altro cazzo. Vabbè. Ah, adrenalina questo sì. E posso metterti l'arma buona. Allora, bastardi, non ce l'avete il talismano. Porca puttana. Posso manco rivitalizzare, sì, ho sbagliato. Posso manco rivitalizzarlo. Vabbè, ci scapoccerò dopo. Ragazzi, devo risolvere questo problema con Frecia. E dopodiché andremo avanti un poco. Mamma mia, cazzo. Allora, ci si becca stasera alle 22 o alle 22:30? Eh sì, tanto vale toglierlo. Dipende se portano Darksider insieme a Brian. Se porto Darksider, attaccherò alle 22. Se porto Final Fantasy 9, invece attaccheremo alle 22:30. E nel frattempo restate qua che facciamo il raidino, ammetto che gliel'avevo promesso. Ecco qua. Ah, pensavo che ho fatto anche la mia immagine di profilo, ogni volta me l'ho aperto.
Perfetto ragazzuoli, Raid sta partendo, mi raccomando lasciate un bel follow e sostenete la live di Shira Claude Fumettista che oggi è in maratona fino alle 10, alle 22 di questa sera, fino alle 22 con un giveaway. Noi ci si becca stasera, ciao ciao, ciao Az, grazie per la compagnia. Grazie per il ride.